A Palermo, a Natale e Santo Stefano, gli spazzini non lavorano per contratto e questo è il risultato dopo 2 giorni di feste, cene e cenoni. Cumuli e cumuli di spazzatura si sono accatastati ricoprendo i cassonetti e la pioggia, caduta per 24 ore di fila, ha sparso i rifiuti per le strade. La città è in ginocchio e solo nella tarda mattinata il servizio ha ripreso lentamente a funzionare. Dall'azienda che si occupa della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani fanno sapere che sì, è vero che gli spazzini non hanno lavorato per 48 ore, ma hanno anche risposto che questo è ciò che prevede il contratto di servizio e che cioè, è paradossale, ma è così, non ci sono i turni sostitutivi nei festivi straordinari come il Natale e quindi in quei giorni nessuno pulisce i cassonetti. Insomma, al capoluogo non basta aver già a che fare con i problemi storici della discarica di Bellolampo, stracolma all'inverosimile, con le vasche che, non essendo impermeabilizzate adeguatamente, lasciano filtrare pericolosi veleni nel terreno che inquinano l'acqua e ammalano la popolazione. Ci si mette anche la disorganizzazione adesso, che crea pericolose situazioni igieniche a rischio salute. Ancora una volta, purtroppo, il solito pessimo biglietto da visita per quei turisti, pochi per la verità, che hanno scelto Palermo per le feste natalizie.